lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di sabato 28 maggio 2022. Nel Vangelo di oggi è svelato il segreto di ogni preghiera. In verità io vi dico, se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Ogni preghiera è tale se è preghiera del Figlio. Chiedere nel suo nome significa assumere davanti a Dio la stessa posizione di Gesù. Dio non rifiuta nulla di buono al Figlio, perché lo ama. Gesù ha reso ognuno di noi come Lui, figli unici. E basta ricordarsi questo per capire che lo scopo di ogni preghiera è la vera gioia. Molto spesso, invece, le nostre preghiere sembrano suppliche messe lì con l'ansia di essere esauditi. Non bisogna mai pensare che Dio vada convinto riguardo al nostro bene. Al contrario, siamo noi che dobbiamo convincerci che siamo amati fin nel dettaglio da Lui. Non sempre, però, quello che noi pensiamo essere il bene ci viene incontro. Ed è proprio in quel momento che la nostra fede deve diventare più precisa e più forte. Anche Gesù prega nel Getsemani di essere liberato dalla morte e sembra che Dio non lo ascolti. Ma Gesù si fida del Padre, anche se ha la sensazione di essere abbandonato, e alla fine è proprio questa fiducia ad avere la meglio. Anche noi dobbiamo imparare questo tipo di conversione. Anche noi dobbiamo lasciare che Gesù ci parli chiaramente di Dio, rompendo tutte le immagini false che ci siamo fatti di Lui. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente. Vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. La vita spirituale è imparare ad alzare il velo su Dio e cominciare a parlare con Lui e non più semplicemente parlare di Lui in terza persona. Gesù ci annuncia questo. Verrà il giorno in cui saremo tanto convinti di essere amati che non domanderemo più nulla semplicemente perché l'amore sa di cosa abbiamo bisogno, senza che neppure apriamo bocca.